www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Buongiorno Mauro, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascolteranno. È un piacere poter ospitare Mauro Berruto nel nostro podcast. Abbiamo accolto con grande piacere la possibilità di poter fare una puntata con te. Mauro Berruto, 50 anni, di cui 21 trascorsi come allenatore di pallavolo, in bacheca ha messo diversi trofei, tra cui due bronzi con la World League, due argenti europei, un meraviglioso bronzo olimpico alle Olimpiadi di Londra 2012, tante esperienze all'estero, come 5 anni da CT della Finlandia, 3 stagioni in Grecia. È autore di due libri, uno Independiente Sporting e il recente Capolavori. E la prima domanda che ti faccio, Mauro, è chi è oggi Mauro Berruto? È un allenatore? È uno scrittore? È uno storyteller? È un formatore? Chi è? Ma prima di tutto ti ringrazio, mi risultano anche un po' più di anni nella pallavolo, 21, forse hai contato quelli passati da primo allenatore, da, però... Sì, da primo allenatore professionista, sì. Ok, allora guarda, ce ne sono però almeno altri 8-9 adesso vado a spanne, ma... che sono stati forse ancora più intensi, perché sono quelli che io ho passato nella pallavolo in ruoli di vario tipo, da, diciamo, dall'addetto alle statistiche, che è un po' la primissima cosa che ho iniziato a fare, a vari ruoli da assistente. Te lo dico perché sono stati decisivi per la mia carriera, nel senso quegli 8-9 anni passati in staff, a far parte di staff anche molto diversi, anche in questo caso, diciamo, campionati più dilettanteschi, fino a fare il secondo allenatore a Giampaolo Montali per un paio d'anni, che è stata un'esperienza decisiva per poter poi decidere di fare il mestiere che ho fatto. Quindi non voglio dimenticarli, insomma, diciamo così, perché sono anni... No. Di formazione mia veramente importante, che hanno determinato quello che poi è stato il dopo. Non volevamo dimenticarli. Dico... Sì, neanche noi volevamo dimenticarli. No. Citavamo. No, ma non ti voglio riprendere, lo dico perché magari tanti allenatori che ci ascolteranno sono assistenti allenatori o sono persone, che ragazzi che stanno entrando a far parte di staff o che fanno parte di staff, dico loro. Guardate, sono anni preziosi, diciamo, tutto quello che poi si arriva a fare da capo allenatore, insomma, da persona che ha la responsabilità, la prima e più importante responsabilità, te lo dico con grande affetto, non è che succeda quella cosa lì, non è che succeda grazie, non so, a dei corsi che tu fai o alla Federazione Italiana Pallavolo, che ti mette nelle condizioni di imparare attraverso la sua formazione. Molto spesso, anzi quasi sempre, l'esperienza fondamentale è essere di fianco a qualcuno che è capace a fare quel mestiere lì. È una specie di, non so come dirti, un apprendere un mestiere di bottega che passa certamente attraverso i libri, attraverso la formazione e tutto quanto, ma che tantissimo passa attraverso il fatto di poter vedere e lavorare di fianco a qualcuno che è capace e che ti insegna attraverso l'esempio quotidiano. L'ho voluto dire perché è stato decisivo per me nella mia formazione. Io, quando ho incominciato, veramente i primissimi anni, c'erano alcuni grandi maestri, in particolare in quel periodo i grandi maestri erano due. Uno si chiamava Giulio Velasco, io non ho mai avuto la fortuna di lavorarci, ma ovviamente lo andavo a studiare, addirittura mi passavo delle estati, diciamo, in quegli anni la nazionale maschile si radunava a Merano, il collegiale, diciamo, le preparazioni, le grandi manifestazioni era a Merano, io andavo lì a fare vacanze, andavo quasi di nascosto a cercare
di osservare tutto quello che potevo. Il secondo grande maestro di quegli anni si chiamava con Giampaolo, ho avuto la fortuna di lavorare e di fare prima 2 anni da suo assistente, anche quelli in Grecia con Olympiakos, e poi addirittura insomma lui dopo qualche anno, quando divenne l'allenatore nazionale italiana, mi chiamò a fargli da assistente in altri 2 fantastici anni, che furono quelli della vittoria del campionato europeo del 2003 e poi dell'argento ai giochi olimpici anche nel 2004. Ecco, finisco l'introduzione dicendo, importantissimo ragazzi che ci ascoltate, sceglietevi un punto di riferimento, rompetegli le scatole e cercate di imparare standogli di fianco, andando in palestra, andando a vedere gli allenamenti, e se avete la possibilità, la fortuna anche magari di facendo l'assistente allenatore di qualche grande interprete di questo mestiere. Ecco, per chiudere l'inciso, Mauro, quanto è importante anche questa persona, che il primo allenatore coinvolga lo staff? Perché io penso che ci siano 2 grandi categorie, no? Cioè il primo allenatore, che è molto coinvolgente con lo staff, e c'è quello che si mette là sul suo piedistallo da primo, e poi sono tutti. Ma allora, questa seconda tipologia di solito non dura molto, però dico con grande sincerità, però esiste lo staff. Sì, lo staff, te lo dico senza retorica, lo staff per certi stagioni dell'anno diventa la tua famiglia. Io quando allenavo specialmente le nazionali, insomma, prima la Finlandia, poi l'Italia, sono mesi interi in cui si sta fuori e naturalmente si condivide tutto con lo staff, ma letteralmente 24 ore al giorno. Quindi è ovvio, adesso ti ho fatto un esempio che magari è per una piccola porzione delle persone che stanno ascoltando, che hanno la fortuna di lavorare con staff professionistici. Io ti dico, in quel caso non c'è piano B, nel senso che lo staff, al di là delle competenze tecniche, diventa proprio la tua famiglia. Ma anche a livello dilettantistico non c'è dubbio che un buon risultato, cioè la pallavolo, come pensai, perché forse mi avete ascoltato in qualche occasione, dico proprio di squadra che esista, perché è l'unico sport al mondo che prevede che il passaggio sia obbligatorio dal regolamento. Quindi questo passare la palla non è neanche una scelta, è proprio una necessità del gioco. Bene, se alleniamo quel gioco lì, è impossibile che noi possiamo immaginare di poter fare tutto da soli. È proprio il messaggio più sbagliato che possiamo trasmettere. Quindi direi, non deve essere una caratteristica personale, deve essere proprio una condizione primaria quella di poter coinvolgere e di farsi aiutare dalle persone che hai intorno. Poi c'è un aspetto ancora più bello, che è quello di veder crescere le persone che hai intorno. Io, una delle cose di cui sono più orgoglioso, è il fatto che, vabbè, se guardo la mia carriera, i miei staff, o alle persone che hanno lavorato con me, e parto dalla Finlandia, vedo Thomas Sambuvu, che era il capitano della mia squadra, che è stato l'allenatore nazionale finlandese per tanti anni, oggi allenatore nazionale russa. Penso a Tase Kangasniemi, che era il libero della mia squadra e oggi è l'allenatore nazionale femminile finlandese. Naturalmente penso a Gian Lorenzo Brengini, che era il mio assistente allenatore negli ultimi 2 anni della mia esperienza con la nazionale italiana e oggi è il capo allenatore nazionale italiana. Quindi è anche molto bello che succeda che le persone con cui hai lavorato poi insomma facciano quel mestiere lì, no? Vuol dire che qualcosa è rimasto. Quindi certamente è un dovere, non è una scelta quella di interpretare il ruolo di capo allenatore facendosi aiutare da persone che hanno competenze specifiche diverse. Ti faccio un'altra domanda, poi chiudiamo l'inciso, però mi è venuta in mente mentre parlavi. Uh-huh. Tu credi in una settorizzazione dello staff, chiamiamola così, ma forse il termine non è quello corretto, mi spiego meglio. Nel futuro della pallavolo, secondo te ci può essere l'allenatore del palleggio, l'allenatore dell'attacco, l'allenatore della difesa, un po' come nel football americano o nel basket? È un approccio che mi piace abbastanza. Non c'è dubbio
io anche con la nazionale italiana avevo, per esempio, io non sono mai stato, come è noto, un grande atleta, un grande giocatore di pallavolo, anzi sono stato un giocatore più che mediocre. Mi piacerebbe anche dirti che ero bravo, poi mi sono fatto male, ho dovuto iniziare ad allenare, ma sarebbe una bugia. Io ero proprio scarso e ho giocato poco e male, ho iniziato prestissimo ad allenare. Ma Mourinho dice che per essere un buon Fantino non devi essere stato un buon cavallo. Un cavallo, ecco, sono di quella scuola lì, non sono stato un cavallo, se mettiamola così. Però ho scelto degli ottimi cavalli come assistenti, esatto. Nel senso che ovviamente non avendo avuto mi sarebbe piaciuto un casino, ma non avendo avuto il talento per poter essere un atleta di primo piano, quando ho fatto l'allenatore mi sono sempre scelto grandi atleti come assistenti. Ne cito due fra quelli che ho avuto come miei assistenti: ho avuto Andrea Gianni e ho avuto Andrea Brogioni, e quindi due protagonisti da atleti di tanti campionati di Serie A, insomma di esperienze di alto livello. E con loro certamente comunque io iniziavo un certo tipo di differenziazione del lavoro. Chiaramente ti faccio questo esempio: Andrea Brogioni, che è stato un grande palleggiatore che ha giocato per tanti anni in Serie A, non c'è dubbio che seguisse un po' di più i palleggiatori, sia in alcuni aspetti dell'allenamento tecnico, più magari di tecnica individuale così, e anche nella preparazione del match, nello studio del palleggiatore nostro, dello palleggiatore avversario. Andrea Gianni è stato tutto, cioè è difficile dirti cos'è stato Andrea Gianni, nel senso è stato un centrale, è stato uno schiacciatore, è stato un opposto, quindi ovviamente con lui, diciamo, a lui erano dedicati degli altri aspetti del gioco in maniera più specifica. Quindi in generale ti rispondo di sì, mi piace quell'approccio lì. Nello specifico ti dico che in ogni caso qualunque aspetto di competenza che passa dallo staff passa attraverso il fatto che spero di non essere frainteso, ma io ho sempre voluto persone che pensassero, persone che io ritenevo di essere i numeri uno nel settore specifico, ma che ovviamente pensassero in maniera analitica e non globale. Cioè il mio statistico, io volevo che fosse il miglior statistico del mondo, ma che non pensasse da capo allenatore, così come il mio fisioterapista volevo che fosse il più bravo al mondo, ma che non pensasse da capo allenatore. Il capo allenatore è colui che raccoglie, diciamo, tutto il frutto dei lavori di persone che sono grandissimi interpreti del loro mestiere e, dovendo avere una visione globale, mette insieme quei punti di vista e naturalmente arriva poi alle scelte finali, no? A quelle che a lui competono. Quando hai un secondo allenatore, un fisioterapista, un preparatore fisico, uno scoutman che pensano da capo allenatore, quello è un po' un problema. Sì. Ma è un problema proprio di strategia. È ovvio che il ruolo del capo allenatore è quello di raccogliere insieme le competenze, le informazioni, fidarsi ciecamente dei propri collaboratori e poi mettere insieme tutti i tasselli e prendere la decisione finale. Se un atleta è infortunato e il medico ti dà un tempo di recupero, il fisioterapista ovviamente lavora per far sì che quel tempo venga rispettato, ma tu hai una visione complessiva, sai che magari la partita successiva è una partita non so, sulla carta meno importante, o dove hai un'alternativa, o vedi che il giocatore, il sostituto di quel giocatore è in un grande stato di forma, magari quello è il momento, perché lo statistico gli ha dato un'informazione che quella squadra ha quel punto debole che ben si sposa con lo stato, con le qualità tecniche del sostituto di quel giocatore lì. Bene, sei tu poi a decidere come utilizzare, no, tutte quelle informazioni e quindi chi far giocare. È un lavoro di grande fiducia, cioè non certo. Toglie responsabilità alle persone che hanno le singole competenze, ma restituisce ovviamente il compito importante del capo allenatore di mettere insieme tutte quelle informazioni e di prendere la decisione giusta. Sì, mi ha fatto pensare a un aneddoto che mi ha fatto sorridere.
Il primo giorno al corso di terzo grado a Cavalese eravamo 50 candidati, e uno dello staff degli insegnanti ci disse: la maggior parte di voi sono secondi allenatori che vogliono fare le scarpe al primo. Io non ero tra quelli, perché ero lì per cultura personale, però mi ha fatto un po' sorridere pensando a questo discorso che hai fatto sul... No, ma guarda, non è neanche certe volte un'azione, come dire, volontaria. No, chiaro, chiaro. Si sia, come dire, cialtroni perché si sta lavorando per portare via il posto al primo allenatore. È qualche cosa che può succedere. Io te lo dico, io per primo, quando lavoravo con Giampaolo Montali e avevo ovviamente una certa età, un certo approccio al mestiere completamente diverso da quello che poi uno ha dopo 30 anni di carriera, è ovvio, no, che certe volte dici: ma come, ma io farei così, ma io, cioè, e non è che è sbagliato pensarlo, è fondamentale però mantenere il ruolo immaginando che tu possa mettere il tuo capo allenatore nelle condizioni ideali per poter decidere. Poi se quella decisione qualche volta non la capisci, evidentemente è perché fa parte di quelle cose da imparare, e perché ci sono appunto delle decisioni che si prendono sulla base della lettura di tantissime informazioni. Io volevo avere tutte le informazioni possibili, mi fidavo ciecamente di tutti quelli che mi passavano delle informazioni, dalle statistiche allo stato di salute, dallo stato di forma alle caratteristiche tecniche o tattiche. Poi è ovvio che, ripeto, serve una persona che abbia una visione collettiva, globale della faccenda. E quindi, insomma, quello che vi dicevano a Cavalese fa sorridere, è una cosa naturale, non è che, ripeto, bisogna sentirsi male perché, oddio, quella volta ho pensato da no, però altrettanto personalmente ti dico, quando io nel mio rapporto con Giampaolo Montali, a cui voglio un bene dell'anima, ho iniziato ad accorgermi che pensavo troppo spesso da capo allenatore, è stato necessario arrivare a dirgli: Giampaolo, grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme, però voglio diventare un capo allenatore. E quindi ho, ovviamente prendendomi i miei rischi, deciso di partire con la mia carriera da capo allenatore, correndo con le mie gambe. Per me è stato proprio un momento chiaro in cui ho capito quella cosa lì. Molto bene, abbiamo fatto un'introduzione. Sì, sono ancora in sospeso una domanda. Sì. Chi è Mauro Berruto oggi? Sì. Oggi Mauro Berruto non è un allenatore, nel senso che non esercito la professione da qualche anno, però non c'è dubbio che quello che sono è frutto di quello che sono stato, ed è frutto di quei 30 anni passati nella pallavolo, che io non ringrazierò mai abbastanza. Diciamo, c'è stata una seconda fase della mia vita in cui ho provato a raccontare lo sport, quindi tutte quelle cose che dicevi, narratore, giornalista, storyteller, perché ti ringrazio, le accetto tutte. Certamente quello che la cosa che mi occupa con più frequenza oggi è quella di fare, diciamo, il formatore, nel senso di portare quella che è l'esperienza sportiva e quello che lo sport e le mie squadre mi hanno insegnato fondamentalmente, e di metterlo a disposizione in contesti diversi. Mi è capitato di farlo anche in un altro contesto sportivo per un paio d'anni, che è stato quello del tiro con l'arco. Sì. Esperienza terminata, però molto bella e molto istruttiva anche quella, dove non facevo naturalmente l'allenatore perché non avevo le competenze, ma avevo un compito, diciamo, di coordinamento degli staff e quindi di strategia. Sì. E poi lo faccio spesso, oltre appunto a scrivere su qualche giornale, a raccontare lo sport dove posso, lo faccio in contesti, diciamo, del mondo dell'impresa, quindi occupandomi di formazione e di produzioni che hanno a che fare con un altro tipo di allenatori, che sono le persone comunque che hanno responsabilità di orientare squadre verso un obiettivo, perché fare allenatore non è un mestiere riservato solo a chi lo fa nel contesto sportivo. È un allenatore chiunque metta insieme delle persone, costruisca delle squadre e con quelle squadre possa raggiungere gli obiettivi. Questa cosa succede in un'azienda, succede in un ospedale, succede in una scuola,
succede in tantissimi altri contesti e io mi sto così provando a mettere a disposizione di questi contesti per raccontare quello che ho imparato. Ecco, allora io in questo momento mi rivolgo al Mauro Berruto, sia allenatore, sia storyteller e sia formatore, e mi viene quasi spontaneo chiederti se c'è una storia, un episodio o un aneddoto che ci puoi raccontare e che può tornare utile a tutti gli allenatori della nostra community che ci ascoltano. Guarda, te ne racconto due episodi che sono, credo, particolarmente importanti, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo un po' paradossale, in cui lo sport si è dovuto fermare e tutti gli sportivi hanno dovuto e devono reinterpretare il proprio ruolo per poter continuare a non smettere di migliorare come sportivi, pur se magari fisicamente in questo momento è impossibile allenarsi. E mi viene in mente un episodio che si riferisce alla nostra necessità di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Londra. Come sai, come sapete, è molto più complicato qualificarsi in alcuni sport ai giochi che non fare bene ai giochi. Nella pallavolo, nello specifico, qualificarsi dall'Europa è una faccenda veramente tosta, perché insomma, come noto, i Giochi Olimpici, la magia dei Giochi Olimpici è quella di riservare posti a squadre di tutti i continenti, quindi è ovvio che le 12 squadre che partecipano ai giochi non sono in assoluto le 12 migliori al mondo, ma sono le 2 o 3, a seconda dei posti che sono a disposizione, migliori del di continente, ogni continente. Certo. Esatto, quindi l'Europa ha una concentrazione di squadre di primissimo livello e quindi qualificarsi è molto complicato. Bene, noi dovevamo qualificarsi ai Giochi di Londra attraverso un torneo di qualificazione europea che si disputava in Bulgaria alla fine del maggio del 2012, l'anno dei Giochi. In un contesto un po' complicato, perché oltre alla difficoltà del torneo in sé c'era una seconda difficoltà, cioè che quel torneo iniziava, visto il notissimo tema della compressione dei campionati, iniziava qualcosa come 5 o 6 giorni, non ricordo bene, dopo la fine del campionato italiano. Infatti quindi ti stavo chiedendo questo, mi ricordo che era proprio a ridosso della finale. Esatto, quindi tu immagina finale scudetto, dopo 5 giorni o 6, qualcosa del genere, si partiva per Sofia, dove c'era il torneo di qualificazione olimpico dell'Europa. Ah, ancora ora, con lo spumante in mano ancora. Sì, per qualcuno e con la corda e col cappio al collo per qualcun altro. Esatto. È ovvio che un numero molto importante di atleti che giocano in nazionale gioca nelle squadre che arrivano al fondo, che arrivano a giocare la finale scudetto. Quindi c'è un aspetto di stress fisico naturalmente importante, ma c'è anche un aspetto mentale legato al fatto che lì sarebbe arrivato qualcuno strafelice e quindi un po' scarico dall'aver vinto, e qualcun altro stratriste e quindi di nuovo scarico per dall'aver perso. Quindi certo. Immagina, eravamo a Monza in collegiale, sì. Tu immagina come farebbero ciascuno di noi allenatori, no? Dici, porca miseria, in 5 giorni io devo mettere a posto 1000 cose, devo raccogliere la squadra, devo mettere a posto tutte le linee di muro, devo preparare tutte le rotazioni, il side out in tutte le rotazioni, la fase di muro difesa in tutte le rotazioni, insomma un elenco di una to-do list che sembrava scoppiare, no? Rispetto al tempo che avevo a disposizione. Quindi io incomincio questi giorni di allenamento. Scusa, quante partite prevedeva questa qualificazione? Era un torneo da 3 partite, vado a memoria, ma mi sembra 3 partite al giorno di qualificazione, poi c'erano semifinali e finali, quindi 2 scontri diretti. Sì, sto pensando anche al fatto che qualche giocatore era fermo da più tempo perché non era arrivato alle finali, e quindi bisogna recuperare anche la forma. Chiaro, no, in realtà noi stavamo lavorando con gli altri, cioè man mano che uscivano dal playoff, ovviamente la nazionale era in attività. Però, come immaginerai, un gran numero di giocatori molto importanti non poteva che arrivare dalla finale di scudetto. Certo. Quindi i giorni tutti insieme a disposizione erano veramente pochi.
Quindi io incomincio con tutti gli allenamenti con 1000 obiettivi e in realtà percepisco una sorta di rumore di fondo da parte della squadra, legato al fatto che va spiegato poi ai più giovani, perché era il 2012, non c'era ancora la tecnologia diciamo applicata alla pallavolo, no? Quindi quella che oggi conosciamo e che viene utilizzata per dare un supporto agli arbitri. Quindi check, il challenge, sì, occhio, esatto, di falco, tutto. VAR, tutte quelle strumentazioni lì che adesso fanno parte di tutto lo sport. E ai tempi si faceva molto più facilmente, gli arbitri di quei tornei erano internazionali ovviamente, ma i guardialine, che erano l'occhio di falco umano, erano sempre scelti dal comitato organizzatore, quindi dal comitato locale. È ovvio, non te lo nascondo, che non è che non fosse vero, che giocare in certe parti d'Europa, in certi posti, ma anche in Italia, per l'amor di Dio, sottoponeva sempre un po' un certo rischio, perché un guardiano locale, diciamo nel dubbio, magari penalizzava un po' le scelte. E quindi il tema era, diciamo, te lo riassumo in pochi secondi, era: porca miseria, magari arriveremo a giocare la finale contro la Bulgaria, ci sarà punto a punto, arriveremo ai punti finali, magari una palla dubbia dentro o fuori, un guardialine ci chiamerà la palla dentro, mannaggia, insomma il rischio che poi potremmo perdere per quella ragione lì è elevatissimo. Ma questa roba qua, questa paura era, questo timore, diciamo così, era diffuso tra lo staff tecnico o tra i giocatori? Era una roba, guarda, il momento rende molto chiara l'idea, era una cosa che stava diventando virale, nel senso, sai, okay, quando uno la butta lì a cena, il giorno dopo la si riprende, ne parlano in due, poi il giorno dopo da due ne parlano in quattro, e cioè si stava diffondendo, sì, cioè una autoconvinzione di massa. Bravo, è proprio un meccanismo psicologico che si chiama profezia che si autoadempie. Sì. Sono quelle situazioni in cui tu strutturi la realtà e fai sì che capiterà quello che sostieni che capiterà. Ne parlo spesso alle mie ragazze della profezia che si autoavvera. Quando dicono, entrano in palestra e dicono: ah, in questa palestra io gioco sempre male. Ecco. Benissimo, ecco, hai proprio centrato perfettamente il punto. Ed è quello che succede a scuola quando un ragazzo... tutti abbiamo avuto due compagni di classe così, no? Sì. C'è quello che studia 95 pagine su 100, va all'esame e guarda un po', gli chiedono le uniche 5 che non ha studiato. Poi c'è quello invece che le studia 5 su 100, va all'esame e gli chiedono proprio quelle 5 lì. Noi l'abbiamo sempre risolta in maniera un po' semplicistica in termini di sfiga o di fortuna. Esatto. Non è così. No. Non è così. È un meccanismo inconscio che fa sì che tu fai di tutto per far succedere quello che hai dichiarato che succederà. Sì, quindi se io mi siedo davanti all'insegnante e ho il tarlo che non ho studiato solo quelle 5, mamma mia, c'è il rischio che mi chiederà proprio quelle, in realtà sarò io a fare sì che lui o lei mi chieda quelle lì, lo porterò io a fare quella domanda, no? Allora, consci di questo, hai fatto un esempio perfetto, ecco la palestra dove abbiamo sempre perso. Benissimo, è la miglior condizione per poter perdere, esatto, un'altra volta. Esatto. E allora, quindi immagini la mia preoccupazione di percepire questo mood, no? Certo. Vabbè, arriveremo lì, magari arriviamo in finale, set decisivo, punto a punto, e ci fregano un punto per una decisione arbitrale. Allora, mi preoccupa molto questa cosa, coinvolgo Giuseppe Vercelli, che so essere stato vostro ospite, psicologo dello sport, allora, prima che psicologo dello sport, amico mio da, non so, forse 35 anni, cioè proprio da quando eravamo ragazzini, e seguiva me, seguiva la squadra in quel momento, gli presento in stazione, insomma, ci viene in mente di proporre un allenamento un po' speciale, a cui diamo anche un nome, allenamento all'ingiustizia. Ovviamente io non informo nessuno, né atleti né il mio staff, di quello che avrei fatto. Arrivo in palestra, uno di questi 5 allenamenti,
E nel 6 contro 6, come sai, come succede sempre, noi allenatori, oltre a lanciare i palloni e dare il ritmo dell'esercizio, per comodità facciamo anche l'arbitro, no? Tocca. Quindi esercizio molto difficile, obiettivo molto difficile da raggiungere per il sestetto. Io parto con l'esercizio, finalmente ce la fanno dopo una gran fatica, ultima palla, ma clamorosamente dentro di un metro, io la chiamo fuori. Iniziano le prime occhiatacce, però vabbè, do un secondo obiettivo ancora più difficile, questi faticano il doppio se è possibile, finalmente ce la fanno, palla chiaramente toccata dal muro è finita fuori e io chiamo fuori. Iniziano le prime parole grosse, diciamo, i primi calci ai palloni, sai quando il livello di tensione. Terza situazione, esercizio ancora più difficile, dura un'infinità di tempo, si ammazzano di fatica, ce la fanno, io fischio fallo di posizione, che come sai è la cosa che fa incazzare in assoluto di più i pallavolisti, perché non è neanche, no, una, anche gli allenatori, una valutazione, anche gli allenatori, esatto, è proprio un'interpretazione, quindi io fischio un fallo di posizione sull'azione che aveva determinato la vittoria di questo esercizio clamorosamente difficile. Boh, rischio le botte a quel punto, no? Nel senso. Sì, beh, te lo stavo per dire, contro gente di due metri. Eh sì, diciamo il confronto fisico mi avrebbe penalizzato. Insomma, l'allenamento va in vacca in assoluto, no? Proprio finisce con una tensione proprio incalcolabile. Io mando tutti a bere. E non hai spiegato niente? Non ho spiegato niente. Okay. Fino lì non ho spiegato niente. Mando tutto a bere, faccio fare allungamento. Tutti, ripeto, che se potessero, lo vedo proprio dagli occhi, mi ammazzerebbero. Andiamo in sala video dopo la fine dell'allungamento, quindi insomma dopo qualche minuto passato a far decantare questa cosa, andiamo in sala video e dico: benissimo, non immaginerete, mi auguro, che io sia impazzito tutto d'un colpo, no? Quello che ho fatto succedere non è quello che noi abbiamo timore che succederà, è quello che siamo certi che succederà. Voi è da giorni che non è che mi dite che avete paura, che magari arriveremo, no, voi siete sicuri che arriveremo in un momento di quel torneo magari decisivo e succederà quello che succederà. Quindi ho fatto semplicemente succedere la realtà, non è che noi possiamo decidere che non succeda, siamo sicuri che succederà. Quello che possiamo decidere, l'unica cosa che possiamo decidere, è come noi ci comporteremo quando succederà questa cosa che voi siete sicuri che succederà. Allora, vedo degli sguardi fortunatamente, diciamo, un po' più illuminati, finisce l'allenamento e noi, vabbè, dopo, credo il giorno dopo, due giorni dopo, partiamo per la Bulgaria. In Bulgaria va tutto meravigliosamente bene, nel senso, arriviamo in finale, la Bulgaria esce in semifinale e poi si qualificherà per Londra da un torneo successivo. Noi giochiamo la finale con la Germania, vinciamo 3-2, una partita complicata, però dove non c'è nessun tipo di, diciamo, di problema legato al giudizio arbitrale. Quindi ci qualifichiamo e andiamo ai giochi di Londra. Giochi di Londra che iniziano, come forse qualcuno ricorderà, molto, molto male per noi. Girone di qualificazione da 6 squadre, noi arriviamo quarti, l'ultimo posto disponibile per accedere al quarto di finale. Giochiamo malino, perdiamo con la Polonia, giochiamo male con l'Australia, insomma. Incrociamo al quarto di finale gli Stati Uniti, che erano i campioni olimpici in carica, a Pechino avevano vinto loro, e che avevano battuto nel loro girone Brasile e Russia, stavano giocando una pallavolo stellare, erano in assoluto la squadra più in forma del momento. Insomma, la classica partita, il quarto di finale ai giochi è la partita dentro fuori, no? Cioè se perdi, certo, è un fallimento assoluto, se vinci vai avanti e sai già giocherà delle medaglie, perché sì, sì, restano quattro squadre. La partita più importante con l'accoppiamento peggiore in quel momento. Esatto, con proprio un clima in cui, insomma, diciamo, era giornalisticamente parlando, insomma, tutti abbastanza convinti che avremmo fatto le valigie e saremmo tornati a casa. Arriviamo a giocare quella partita,
in realtà giochiamo bene, arriviamo al finale del primo set punto punto. Si ritrova anche su YouTube questa, questo episodio, per chi volesse viverlo, diciamo, non in diretta, ma metterò il link nella descrizione della puntata, così chi ascolta il podcast potrà andare a recuperare. Esatto. Allora, se tu vai a vedere finale del primo set con gli Stati Uniti, arriviamo punto a punto, proprio alla fine del set, va in battuta Priti, sì, bravissimo schiacciatore americano, che fa un servizio in salto, te lo giuro, ma lo vedrete dal video, clamorosamente fuori, ma fuori proprio di mezzo metro. Il guardialine locale, inglese, quindi ovviamente non in malafede, ma semplicemente perché non era tanto bravo, probabilmente non è tanto abituato a vedere palle di quella velocità, chiama la palla dentro. Il secondo arbitro la conferma, il primo arbitro dà il punto agli Stati Uniti, che così guadagnano il set point, primo set del quarto di finale, cioè un momento di un'importanza galattica. Impazziamo tutti, io ovviamente, Mastro tira giù la rete, si aggrappa alla rete due o tre volte, Salani corre sotto il seggiore del primo arbitro a protestare, qualcun altro va dal secondo arbitro, qualcuno va dal guardialine e gli urla in faccia le cose più brutte immaginabili. Io chiamo time out. Allora, in questo time out questo non si percepisce tanto perché poi non si ascolta esattamente quello che dico, ma io inizio dicendo: ci siamo preparati per questo. Mi viene in mente in quel contesto, guarda, grazie al cielo, quell'episodio, no? E ricordo a tutti che noi ci eravamo preparati con quel famoso allenamento all'ingiustizia in un momento che era molto meno importante, che era quello della qualificazione. Certo. Ma la fortuna che ci capitava in quel momento era di avere a disposizione quell'allenamento in un momento mille volte più importante, il primo set che avrebbe determinato l'andamento di una partita, che era il quarto di finale, che ci avrebbe permesso di andare a giocare per le medaglie olimpiche. Non ho parlato neanche per un secondo di aspetti tecnici o tattici o di che cosa fare in quel momento lì, ho solo ricordato il fatto che ci eravamo preparati per quella cosa lì. Torniamo in campo, un po' di, come dire, ispirazione arrivata, bravura dei giocatori, prima di tutto vinciamo, facciamo il side out, guadagniamo il cambio palla e dopo altri due o tre cambi palla vinciamo il primo set con gli Stati Uniti, vinciamo la partita 3-0, una partita meravigliosa, una delle partite di cui io ricordo più ancora da pelle d'oca oggi. E quindi, insomma, andiamo poi alla semifinale e vinceremo la medaglia di bronzo, come è noto. Allora, morale di questo episodio: molto spesso noi siamo pieni di cose da fare, ci immaginiamo di dover fare mille esercizi, di mettere a posto tutto quello che dobbiamo, ci sembra di non avere mai il tempo a disposizione. Io in quell'occasione della preparazione al torneo o di qualificazione preolimpica pensavo di aver buttato via un allenamento, di pochissimi allenamenti che avevo a disposizione. Credo di non aver mai fatto un allenamento così importante. Credo che se guardo in retrospettiva la mia carriera, quell'allenamento all'ingiustizia, che tecnicamente aveva semplicemente distrutto, devastato una delle poche possibilità che avevo di allenare gli aspetti tecnici o tattici, sia stato uno degli allenamenti più importanti della mia carriera. E questo è così, una piccola riflessione che lascio a chi ci ascolta, no? Tante volte, ma mi verrebbe da dire come accessorio, tante volte mi è capitato di vincere partite molto complicate contro pronostico. Penso a quando l'Italia tornò dopo la bellezza di 11 anni a vincere contro il Brasile, quella sera lì la famosa preparazione video non la facemmo nel modo tradizionale, facemmo una preparazione completamente diversa, chiusi il computer, ma anche con la stessa Finlandia noi vincemmo una gara in World League dopo 12 sconfitte contro il Brasile
vincevano Tampere, la Finlandia contro il Basile, quindi immaginerai, insomma, era una cosa abbastanza fuori pronostico, più o meno nella stessa maniera. Cioè, ci sono dei momenti in cui è molto più importante allenare aspetti che non sono direttamente tecnici o tattici, ma che hanno un risultato così a livello ispirazionale mille volte superiore. Certo, questo sì. Noi siamo... Sì, no, concludi, scusa. No, dico, siamo sempre portati a voler naturalmente mettere a punto tutti i meccanismi, no? Però quei meccanismi lì agiscono e si innescano se c'è qualche cosa di più grande alle spalle, e noi allenatori non dobbiamo dimenticarci di allenare, diciamo, l'ispirazione di quei meccanismi. E l'allenamento all'ingiustizia è uno dei due esempi che volevo raccontarti. Ecco, si ricollega. Sì, scusa, ti racconto anche un secondo esempio. Volevo chiudere questo episodio. Sì, si ricollega, sì, anche a quello che dicevi prima, sulla fiducia verso i collaboratori, perché certo, hai lasciato intendere che quando il professor Vercelli ti ha proposto questa strategia, forse sul momento tu non avevi colto l'importanza e, come hai detto tu stesso, ti sembrava di aver buttato via l'allenamento, però certo, ti sei fidato, certo, e hai seguito quello che ti ha detto il tuo collaboratore, quindi certamente sì, un'intuizione, ho seguito l'intuizione che in quel momento per me era un po' contro natura, perché ribadisco, io ho talmente tanta roba da fare che, e invece insomma è stato decisivo, e si sono fidati anche le altre persone del mio staff in quel momento, perché io non avevo, come ho detto, se avessi raccontato avrebbe perso tutta la forza che aveva, no? Quell'episodio, quindi vedendomi agire così da dissennato hanno tenuto botta loro dello staff, no? In quel momento lì mi sono stati al fianco anche in quell'occasione, pur non capendo in quel momento, perché non lo sapevano quello che sarebbe successo. Sì. Ti racconto il secondo episodio. Volentieri, non vedo l'ora. E naturalmente anche questo ha a che fare con i Giochi Olimpici, perché dopo quella qualificazione e dopo la partita che ti ho raccontato, e dopo, ahimè, una partita, ma questa è la bellezza dello sport, semifinale col Brasile, persa perché loro hanno giocato molto meglio di noi, loro ci hanno battuto sul campo meritando di vincere quella semifinale, noi dopo poche ore abbiamo insieme il problema e la grande e meravigliosa opportunità di giocare per la medaglia, no? Di giocare la finale per il terzo quarto posto, di portare a casa una medaglia olimpica che mancava da tanti anni, così come mancavano tanti anni tante medaglie alla nazionale maschile in quel momento. E allora, nulla come i Giochi Olimpici insegna che tutto è diverso da quello che tu ti aspetti. Mi spiego. Noi ovviamente abitavamo un villaggio olimpico che distava dall'Health Court, diciamo l'impianto dove disputavamo le gare, che era nel centro di Londra, 45 minuti di pullman, che insomma è una trasferta. Una trasferta. Ma c'è una cosa che peggiorava la situazione. La partita, la finale terzo quarto posto, era in programma, essendo l'ultimo giorno dei Giochi Olimpici, con inizio alle 9.30 del mattino. Ora, alle 9.30 del mattino potrebbe sembrare un dato accessorio, ma è un orario in cui la Federazione Internazionale, le FIVB, proibisce di giocare le partite. Le FIVB organizza tutte le manifestazioni mondiali, europee, World League, eccetera, eccetera, tranne i Giochi Olimpici. Proibisce per una ragione anche abbastanza banale, nel senso, essendo la pallavolo uno sport di forza esplosiva, per garantire una certa qualità dello spettacolo, insomma, è evidente che non è facilissimo, no? Se tu lo fai al mattino presto, quindi, ma addirittura ci sono dei regolamenti che impediscono di dare l'allenamento di rifinitura della mattina alla squadra avversaria prima di un certo orario. Sì, vabbè, è sufficiente, quindi, aver giocato dei dilettanti le partite la domenica, esatto, mattina alle 10 per capire che, esatto, non è l'orario giusto. Allora, a livello professionistico, nessuno dei miei atleti aveva giocato una partita a quell'ora prima di quella lì, che era la partita più importante della nostra carriera.
aggiungo il contesto, perché ti ho raccontato 45 minuti normalmente per raggiungere il campo di gioco, quindi fai i conti con una gara inizio alle 9:30, un viaggio di 45 minuti e il tempo necessario per arrivare e fare, insomma, cambiarsi, fare il discorso negli spogliatoi e iniziare il riscaldamento, fai a spanne l'orario in cui bisogna partire. Ma quel giorno lì era un giorno speciale, perché il 12 agosto del 2012, giorno in cui avremmo giocato la nostra finale, era il giorno della maratona, e la maratona che sempre finisce nello stadio olimpico, quindi tu dici da un'altra parte, no, la volta lì finiva nel centro di Londra, che quindi era bloccato il traffico, ovviamente era tutto, da una certa ora in poi sarebbe stato impossibile transitare. Quindi te la faccio breve, gli organizzatori ci chiedono di partire, chiedono a noi e alla Bulgaria che torna, perché era la squadra contro cui avremmo giocato la finale, chiedono di partire alle 6:30 del mattino. Quindi noi facciamo sveglia alle 5:30 del mattino, dopo, insomma, aver recuperato dalla semifinale che immaginerai ci aveva lasciato un po' provati. E sia fisicamente che mentalmente, credo. Che moralmente, certamente. Sveglia alle 5:30 del mattino, facciamo una roba tipo il saluto al sole nei villaggi turistici, no? Cioè un risveglio muscolare fatto lì nella casa in Italia, del villaggio olimpico dove eravamo. Ci danno, come è normale che sia, cioè il sacchetto colazione, no? Perché sì, ovviamente a quell'ora dove andavi, quindi sacchetto di carta con dentro il frutto, il panino, il toast, la bottiglietta d'acqua. E io sul pullman che mi porta in partenza alle 6:30 dal villaggio olimpico, col mio sacchettino di carta per la colazione in mano, ho proprio una visione, no? Dico, ma porca miseria, anzi non dico proprio porca miseria, uso un altro termine, ma non posso in un podcast che si rivolge, dico, po' forbacco, dico, quello che sto facendo non ha nulla a che vedere con quello che io ho fatto negli ultimi 20 anni di carriera di Serie A, di mondiali, di europei, di World League, di Champions League, dove, no, tu sei nell'albergo vicino al palazzetto, hai lo spostamento di 10 minuti, concordi il menù col cuoco per la cena e per la colazione, se per caso ti sbagliano e ti mettono il riso invece dell'avena, fai su un casino che non finisce più. Quello che sto facendo ha molto più a che fare con quello che dicevo 30 anni prima, quando allenavo all'oratorio di Borgo San Paolo a Torino, che è il posto dove io veramente ho cominciato ad allenare, e dovevo portare i ragazzini in giro a giocare, sai, non so, andavamo a giocare a Cuneo, dovevamo trovare l'autogrill giusto, arrivare né troppo presto né troppo tardi, mangiare qualche cosa che fosse compatibile, ma in un orario, insomma, degno per poter poi andare in campo a fare il salame. Era più quello che io dovevo, certo, affrontare. Nonostante stessi andando a giocare la partita più importante della mia carriera, che avevo sognato da tutta la vita, sì, e preparato da tutta la vita. Mi immagino anche come il livello di frustrazione distolga l'attenzione da quelli che poi sono gli aspetti della partita. E difatti arrivo all'episodio, nel senso che arriviamo ovviamente con un anticipo enorme, cioè alle 7:30 noi eravamo già dentro lo spogliatoio. Quindi due ore prima. Due ore esatte prima. Tu immagina dover passare due ore seduti in uno spogliatoio, tra l'altro una specie di box tutto bianco, anche abbastanza impersonale, a far passare il tempo per giocare la partita della tua vita, no? Cioè è un dispendio di energie nervose mostruoso. Allora mi viene in mente una cosa, mi viene in mente di fare un disco, ecco, lì in tempi non sospetti la mia caratteristica di narratore, di storyteller forse ha avuto un senso, perché dico, venite qui che vi voglio raccontarvi una storia, e la storia che racconto è quella di un saltatore in alto che, come noi, voi, io, da 4 anni non sogna altro che arrivare al giorno della finale olimpica. Si è preparato in una maniera metodica assoluta, cioè ha studiato ogni dettaglio, ha studiato addirittura il suo staff ha studiato la meteorologia a Londra e ha scoperto che tutti i 12 di agosto degli ultimi 100 anni a Londra ci sono stati 24 gradi, non so, 70% di umidità e qualche nodo di vento a favore di rincorsa. Ha ricostruito quelle condizioni lì in laboratorio,
si è allenato in quelle condizioni lì ogni giorno di questi 4 anni ed è perfetto, è pronto, si sente perfettamente pronto. Entra nello Stadio Olimpico di Londra il 12 agosto 2012, giorno della finale, piove. Che cosa fai? La medaglia viene assegnata quel giorno, non c'è non viene posticipata, non si attende che ci siano quelle condizioni che tu hai preparato. Vincerà chi salterà un po' meglio degli altri sotto la pioggia, magari quel giorno lì non sarà il giorno del record del mondo, ma basterà fare un centimetro più degli altri per poter vincere la medaglia d'oro. Aggiungo una cosa molto importante per loro in quel momento e per voi che mi ascoltate, cioè dico, attenzione però, non è che quel lavoro ossessivo che abbiamo fatto insieme, che avete fatto sempre di attenzione al metodo, ai dettagli, alla puntualità, all'alimentazione, insomma tutte quelle cose un po' ossessive che abbiamo fatto non siano servite a niente. Sono servite perché se non l'avessimo fatte non ci saremmo qui noi dentro questo spogliatoio, ci sarebbe qualcun altro al nostro posto. Ma la cosa di grande ispirazione è che tutte quelle cose che abbiamo fatto oggi è come se fossero inutili, paradossalmente inutili, perché ci hanno portato fino qui, ma ci fanno scoprire che da qui in avanti, nel momento più importante della nostra carriera, è come correre nudi nella foresta, no? Cioè bisogna risolvere situazioni che erano inallenabili e che noi non potevamo neanche sapere che fossero inallenabili, perché finché non ci arrivi non ne puoi avere idea. Certo. E letteralmente cacciai gli atleti dallo spogliatoio, cioè li costrinsi ad andare a fare colazione fuori, con un casino che si generò perché ovviamente col passo olimpico non si poteva uscire dall'impianto, quelli della sicurezza ci rincorrevano per il palazzo, insomma una roba da film. Ci siamo ritrovati con i tempi normali, no? per un brevissimo altro discorso che peraltro non feci neanche, l'unica cosa che feci fu quella di tirar fuori e di appendere nello spogliatoio la maglia di Vigor Bovolenta, insomma, che, sì, che era mancato come sapete, sì, certo, un paio di mesi prima, e fece un brevissimo discorso di, come dire, relativo alla bellezza del non avere cose non dette o non fatte, no? del non avere rimpianti rispetto alle cose non dette o non fatte. Quindi anche in questo caso non parlai mai né di tecnica né di tattica né nel discorso precedente né in questo. Ovviamente avevamo fatto la sera prima una serie di riflessioni in sala video sulla partita, ma non era quello il momento. E vabbè, sapete come è andata a finire, insomma, una partita meravigliosamente difficile, piena di alti e bassi, ma che noi siamo riusciti a vincere. E che io mi ricordo bene che quella maglia poi è salita sul podio. Ecco, monta anche queste di immagini se vuoi, perché sono, insomma, fecero il giro del mondo e sono un po' la mia medaglia, perché, come non so se sai, ai giochi olimpici la medaglia allenatori non la danno. No, non lo sapevo, mi hai dato una notizia sconvolgente, non ci credo. Molto, molto crudele, ma fortemente metaforica. Ti ricorda che il nostro mestiere è quello di rimanere sempre un passo dietro, un passo a lato, non so come dirti, sì, degli atleti. E gli atleti sono gli unici che ricevono la medaglia ai giochi, e quella maglia che passò di mano in mano sul podio olimpico è certamente la medaglia immateriale che, certo, che io voglio ricordare della mia carriera di allenatore. Sì, fu un momento molto toccante, soprattutto per chi l'ha vissuto in diretta, certo, sia dal vivo ma anche in televisione. Io me lo ricordo bene. E quindi, diciamo così, l'insegnamento di questa storia è un po' questo, no? Che l'allenatore ogni giorno si trova in trincea, ma poi quando va in battaglia, quando esce nel campo di battaglia, non sa mai cosa. Molto spesso devo usare armi non convenzionali, diciamo così. La morale è che noi, di nuovo, no, è abbastanza in linea con quello che ti raccontavo nell'episodio precedente. Noi ci piacerebbe che tutto fosse fatto di cose allenabili, e quindi che ci fosse un metodo per qualunque cosa, che ci fosse una strategia efficace e che tutto fosse controllabile. La cosa che ho imparato io dall'esperienza più grande, che sono i giochi olimpici, è che c'è un aspetto che è
meravigliosamente inallenabile. E ciò che è inallenabile, l'unica possibilità che tu hai di farlo bene è decidere come tu ti poni rispetto all'inallenabile. Io e i miei atleti avremmo potuto maledire il fatto di dover giocare una partita così importante in quell'orario lì, in quelle condizioni, svegliandoci alle 6:30 del mattino, arrivandoci nervosi, pieni di stress, eccetera, eccetera. Avremmo aggiunto altri elementi di negatività e probabilmente saremmo andati incontro a una sconfitta. E invece ci sono dei momenti in cui noi allenatori siamo chiamati a cogliere quel mood e a cambiare, no, il modo di vedere le cose. Questa capacità di cambiare il modo del contesto, di vedere il contesto e di reagire in maniera efficace rispetto al contesto che certe volte non ti puoi scegliere. È come quello che stiamo vivendo, questo è di estrema attualità. Oggi il contesto non lo possiamo scegliere, ma il contesto non è un problema, è il contesto. È come l'astronauta che va a fare la passeggiata spaziale, è certo che non c'è ossigeno fuori, non può andarci senza il casco, non può arrabbiarsi perché non c'è la possibilità di respirare di fuori. Quello è il contesto, sono le regole dentro le quali si deve muovere. Come muoversi lì dentro lo decide lui. E questo credo che sia uno dei compiti più importanti, ma anche più belli, a cui sono chiamati gli allenatori. Fantastico, Mauro, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. È stata veramente una puntata straordinaria nel suo genere, perché abbiamo parlato poco, anzi niente, di pallavolo giocata, ma molto di pallavolo vissuta, quindi è veramente un episodio unico nella storia di Coach Factor. Io, prima di salutarti, devo farti la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti, e parliamo veramente adesso di pallavolo. La domanda che facciamo sempre è: cosa non fare mai in palestra? C'è un consiglio che vuoi dare agli allenatori che ci ascoltano? Una cosa da non fare, o magari un errore che hai fatto tu e che non rifaresti? Ma la cosa da non fare, guarda, per gli allenatori, vado proprio su un piano tecnico adesso, è quella di perdere tempo. Okay. La palestra non è un luogo dove si può perdere tempo. Se dovessi scegliere, cioè giro la domanda in positivo, e se dovessi scegliere la cosa più importante da fare, l'unica che ha veramente il significato più profondo, è quella di garantire il ritmo dell'allenamento. Okay. Il ritmo dell'allenamento lo si garantisce attraverso la qualità degli esercizi, attraverso l'utilizzo del tempo a disposizione, attraverso la capacità di determinare appunto la fase di inizio e la fase di fine dell'allenamento. Molto spesso questo lo dico perché è un tema anche molto concreto, soprattutto per chi lavora a livello magari dilettantistico e di tempo a disposizione non ne ha tantissimo, no? Io, sai, allenavo in contesti dove ogni giorno potevo avere 3 ore la palestra, e quindi, certo, per carità. Però se dovete scegliere una cosa, scegliete il ritmo dell'allenamento. Guarda, non voglio dire un'eresia, ma arrivo a dire che è quasi più importante dell'aspetto tecnico. La capacità di tenere alta quel ritmo con l'esercizio giusto, con l'intensità giusta. Il ritmo fondamentalmente non è altro che il numero di ripetizioni all'interno di un'unità di tempo, no? Quindi quando, non so, pensiamo all'esercizio base, che è il famoso 1+1, 1+2, no? Quando l'allenatore è lì che lancia i palloni appena cadono quelli precedenti, bene, quella è... adesso non voglio essere mai interpretato, ovviamente per chi allena il settore giovanile per esempio ha delle necessità diverse, perché per far migliorare la tecnica invece serve dilazionare il tempo in un modo diverso, ma per chi si occupa di gruppi, diciamo, di atleti fatti senior, esatto, evoluti, dove l'aspetto tecnico del miglioramento della qualità tecnica individuale non voglio dire che sia secondario, ma è in secondo piano. Quello è il momento in cui il tempo diventa la risorsa principale, quindi la cosa fondamentale è non perdere, la cosa da non fare è non perdere tempo. Poi magari ci si ritaglia dei momenti dedicati in cui il tempo si rallenta e si lavora esclusivamente sulla tecnica individuale. Allora anche in quel caso un tempo dilatato è utilizzato nel modo migliore.
però per me il mantra è sempre stata l'intensità, il ritmo. Fantastico. Mauro, ti ringrazio e ripeto, è stata una puntata straordinaria e sono sicuro che anche i nostri ascoltatori la apprezzeranno. Grazie davvero. È stato un piacere, grazie a voi e un abbraccio e un saluto a quello che considero ancora in qualche modo il mio mondo, che è la pallavolo, perché ribadisco, tutto quello che io ho imparato l'ho imparato dalla pallavolo. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.